circa 1000 alpini insieme a militari appartenenti ad unità francesi e statunitensi hanno dato vita a Sestriere in Piemonte all'esercitazione Volpe Bianca, momento di verifica delle capacità delle truppe alpine di muoversi in ambiente montano invernale. Stile Blizzard, Ice Challenge, Ice Patrol e Winter Rescue sono i quattro momenti addestrativi che hanno caratterizzato l'esercitazione Volpe Bianca 2022, attività individuali e di pattuglia impegnative sia dal punto di vista fisico che mentale. Due viaggi da 1.400 km ciascuno porteranno 23 ambulanze donate da diversi enti italiani in Ucraina ad occuparsene la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini. Dal gennaio dello scorso anno il sito dedicato alla divisione Vicenza è stato completamente rinnovato. Il comitato che ha raccolto documenti e testimonianze, ora attraverso internet, li mette a disposizione di coloro che vogliono approfondirne la storia. Si è chiusa a Sestriere, in Piemonte, dopo due settimane di intensa attività, l'esercitazione annuale invernale delle truppe alpine. I tradizionali CASTA, campionati sciistici delle truppe alpine, sono stati rivisti in una chiave più militare e addestrativa rispetto agli ultimi anni, senza comunque tralasciare specifiche attività competitive, individuali e di pattuglia. Noi sicuramente sappiamo sempre in religioso silenzio fare molto bene, operare molto bene. Qui l'abbiamo dimostrato in un periodo molto intenso e un grazie veramente grande di cuore va soprattutto alla brigata di riferimento, in questo caso la Taurinense, che dal mese di gennaio ha iniziato a predisporre tutto ciò che serviva per svolgere questo intenso periodo addestrativo e l'ha fatto bene sia operativamente e sia logisticamente. Capacità di preparazione delle unità sono confluite durante le giornate di dimostrazione alla presenza dei vertici sia dell'esercito che dell'ANA, che hanno potuto vedere con i propri occhi l'alta capacità degli alpini di muovere in un ambiente impegnativo ed ostico qual è la montagna. Io ho avuto modo veramente di vedere insieme con me, c'era il generale Gamba e il generale Serino, capo di Stato Maggiore dell'esercito, abbiamo veramente potuto apprezzare la preparazione e la capacità dei nostri ragazzi, dei nostri alpini in armi in questo momento, quindi un plauso ovviamente ai loro comandanti che li hanno saputi preparare così bene, un plauso ai ragazzi che sono veramente impegnati e hanno dimostrato quanto importante sia ancora oggi in Italia, voglio richiamare quello che sta succedendo purtroppo in Ucraina, il dramma ucraino, quanto importante sia la capacità di difendere, perché io ho sempre sostenuto e continuo a sostenere che la pace è un bene assoluto, ma la pace è un bene che va difeso, non può essere e non possiamo pensare che ci venga dato gratuitamente. Per difenderlo le forze armate, l'esercito, gli alpini sono fondamentali. L'esercitazione Volpe Bianca Casta 2022, il momento addestrativo delle truppe alpine in ambiente operativo invernale, si è conclusa dopo due settimane di intensa attività sia dal punto di vista fisico che mentale. La montagna d'inverno chiaramente è, come dicono i nostri alleati, challenging, e vi dirò che è ancora più impegnativa e dura in condizioni come queste, senza neve, perché l'alpino nella neve riesce a ricavare dei ricoveri di fortuna, riesce a passare la notte, diciamo, a temperature accettabili. Senza neve non ha altro che il suo sacco in Gore-Tex in cui ripararsi, e quindi è soggetto maggiormente alle basse temperature che in quest'area si sono attestate attorno anche ai meno 10, meno 11 gradi. Quattro i momenti addestrativi. La Steel Blizzard, volta alla verifica di specifiche capacità che prevedono anche la cooperazione con assetti ad alta valenza specialistica dell'esercito italiano. L'Ice Challenge, per la verifica delle capacità individuali nel movimento in montagna e nel tiro. L'Ice Patrol, con competizioni di biathlon militare. E la Winter Rescue. Truppe alpine sono in grado di addestrarsi e di operare in tutti gli ambienti più difficili, in climi rigidi, è chiaramente nell'ambito della nostra dimensione, che è quella della montagna, e quindi la verticalità chiaramente ne fa la padrone. La simulazione è stata portata a termine dal 9° Reggimento Alpini in un contesto valanghivo. Verranno infiltrate tramite le due, diciamo,
linee, una terrestre, ok, attraverso il BV, che è un è il mezzo in dotazione delle truppe alpine, è un all terrain vehicle che ci permette davvero di arrivare davvero ovunque. E tramite elicottero. Impegnati nello specifico gli elicotteri dell'aviazione dell'esercito. Gli assetti dell'aviazione dell'esercito sono quelli che permettono di sviluppare la manovra nella terza dimensione e di fornire la verticalità alla manovra, e permettendo quindi di realizzare dei movimenti molto più rapidi, molto più efficaci, che via terra richiederebbero chiaramente dei tempi molto più lunghi. Se tutto procederà come deve, arriveranno entro la fine della settimana a Suceva, in Romania, a pochi chilometri dal confine ucraino, le 23 ambulanze partite nei giorni scorsi da Palmanova del Friuli, destinate alle zone colpite dalla guerra, a consegnare i mezzi forniti da vari enti e associazioni, la protezione civile dell'ANA. Uomini ce ne sono tanti, perché anche solo le impiegate in sede nazionale, chi è in sala operativa, tutti i vari raggruppamenti che si stanno occupando della parte organizzativa e logistica. Operativamente sul campo adesso siamo in 15 persone. L'intera operazione è coordinata dalla sala operativa della Protezione Civile ANA di Campiglia dei Berici, in provincia di Vicenza, ha visto la prima colonna mobile, composta da 6 autotreni messi a disposizione da Lombardia e Veneto, con mezzi ANA di supporto, completare ormai il primo viaggio di 1400 km per la consegna delle prime 12 ambulanze, a cui ne seguirà un secondo per le restanti 11. Un'operazione complessa, ma che i volontari stanno affrontando con grande spirito. Sì, è complessa perché si attraversano 3 nazioni europee, quindi ci sono i problemi per discorsi di dogane, polizie, fermi posti di blocco. Non c'è paura, c'è ovviamente da stare attenti, ma non c'è paura. Continua anche la raccolta fondi istituita dall'ANA a favore delle operazioni di assistenza e accoglienza alla popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Per chi volesse rispondere all'appello, i dati per offrire il proprio contributo sono riportati in sovrimpressione o sul sito www.ana.it. Importante specificare nella causale sostegno umanitario alla popolazione ucraina. www.divisionevicenza.it. Dal gennaio dello scorso anno il sito è stato completamente rinnovato per mano del Comitato Divisione Vicenza, nato per raccogliere, riordinare e valorizzare informazioni, testimonianze e documenti della 156esima Divisione di Fanteria. Con i suoi reggimenti 277 e 278, la Divisione Vicenza ha condiviso con gli alpini della Tridentina e della Cuneense i momenti più difficili della campagna di Russia, nell'inverno tra il 42 e il 43. Poche le informazioni, ma ora, grazie proprio all'impegno del Comitato Divisione Vicenza, il materiale raccolto è tanto ed il sito lo mette a disposizione di coloro che vogliono approfondirne la storia. All'interno troveremo l'organico della divisione, il quadro ufficiali, la raccolta di tutti i nominativi dei caduti divisi per ogni singolo reparto, troviamo la bibliografia completa e soprattutto tantissime testimonianze sia di veterani che hanno scritto delle loro memorie o dei loro diari, oppure da familiari che hanno voluto trasmetterci le memorie dei loro cari che non sono più tornati. Nata nella primavera del 42, la Divisione Vicenza doveva essere impegnata in Francia come divisione d'occupazione, ma la sua destinazione fu presto cambiata. Con l'emergenza del fronte russo, si è deciso invece durante l'estate di alimentare il corpo d'armata alpino con una divisione di occupazione che avrebbe dovuto occuparsi di presidiare le linee ferroviarie, le strade e la gestione dei prigionieri. Questo è stato fatto praticamente da ottobre 1942, quando è iniziato il trasferimento, e fino a metà di dicembre. A metà dicembre lo spostamento di parte della Julia a Senegnar lascia scoperti presidi molto importanti su cui viene dirottata appunto la divisione Vicenza. Successivamente una parte della divisione Vicenza, che porta il numero 156, viene scorporata, alcuni suoi battaglioni vengono inseriti nella Cuneese, altri inseriti nella Tridentina.
a sua volta il Morbegno e il Vestone della Tridentina e il Pieve di Teco della Cunenza vengono inseriti invece nella divisione Vicenza. E con i fatti successivi al 17 di gennaio hanno condiviso assieme le sorti della ritirata. Pertanto la divisione diventa perfettamente integrata con le nostre truppe alpine e per questo motivo vogliamo ricordare questi nostri fratelli che hanno condiviso le sorti delle nostre divisioni al fronte russo.